effetto con il mazzo di carte che ci accompagna da sempre ormai. Cosa faremo con queste carte? Ma molto semplicemente le mischiamo, le tagliamo e poi facciamo una cosa che potrebbe sembrare noiosa, ma in realtà le distribuiamo per quattro mazzetti in questa maniera. Lo so, questa è la parte più noiosa, ragazzi, però per avere un effetto che uccide ci vogliono pure le parti noiose, come si direbbe tecnicamente, che abbattono un pochettino la tensione di quello che starà per succedere, per cui ci sta bene anche questo. Quindi abbiamo fatto quattro mazzetti. Ora il primo spettatore lancerà un dado fittizio, inesistente, e ci dirà un numero che lui farà uscire, per esempio 3. Ok, prendiamo 3 carte dal primo mazzetto e le portiamo sotto. Il secondo spettatore gli diamo una chance in più, 2 dadi, gli uscirà, non so, ci dirà 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e mettiamo sotto. Il terzo spettatore un dado, ci dirà 5, 1, 2, 3, 4 e 5. I tiri sono veramente casuali, se ce l'avete fisici al momento fateli usare. E l'ultimo spettatore 2 dadi, 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora ogni mazzetto avrà prodotto una carta qualsiasi. Prendiamo il primo, ha prodotto un 6, quindi conteremo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e portiamo sotto. Il secondo mazzetto ha prodotto un 10, bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e portiamo sotto. Il terzo mazzetto un 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e portiamo sotto, perché il jack vale 11. E il quarto mazzetto un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e portiamo sotto. Ora, ragazzi, parliamo di 4 lanci casuali fatti da 4 spettatori qualsiasi che ci danno 4 numeri qualsiasi. Ebbene, sarà magia, casualità, non lo so, ma sopra ogni mazzetto abbiamo un K. Ma se portiamo i K fuori dal mazzetto, notiamo come sotto ogni mazzetto c'è corrispondente il corrispettivo asso. K di cuori, asso di cuori, K di picche, asso di picche, K di quadri, asso di quadri. E come diceva il grande buon John Mendoza, non c'è due senza tre. Ogni seme è ritornato nel suo perfetto ordine. Ragazzi, un effetto che cotto e magnato, diciamo, dai, su, di quelli che piacciono a voi, di quelli che volano da soli, camminano da soli, decolano da soli, insomma, fanno tutto da soli. Andiamo al tutorial. Per questo effetto usiamo un mazzo in 6 stabbings, quindi separiamo per seme, dal K all'asso di quadri, dal K all'asso di picche, dal K all'asso di cuori e infine dal K all'asso di fiori. Quindi tagliamo al 4, perché devono stare di 3 in 3, tagliamo al 7 e infine tagliamo al 10. Ora cosa dobbiamo fare? Sistema classico, non inventatevi nient'altro. Uno alla volta dobbiamo terminare la distribuzione alternando le carte per seme, quindi fiori cuori, picche quadri e ancora fiori cuori, picche quadri, fiori cuori, picche quadri, fiori cuori, picche quadri, e così fino a quando non ultimiamo le carte. Ci siamo quasi. Ricordo fiori cuori, picche quadri o come meglio vi ricordate, tanto non cambia tutto. Estraiamo il mazzo dall'astuccio.
lo estraiamo, posiamo l'astuccio, facciamo un dribbling delle carte sul tavolo per far vedere se sono carte tutte random. In realtà il dribbling ci permette di non mostrare palese l'ordinamento di Stebbins. Fatto questo, contiamo tutto con un falso miscuglio, che può essere un over and off shuffle oppure un push through, un falso taglio, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi distribuiamo per 4 mazzetti, 1, 2, 3, 4, fino alla fine del mazzo. Stiamo praticamente riseparando per seme le carte. Ora, questa è la parte forse più noiosa che c'è in tutta la routine, però ragazzi, ci vuole anche questa, sennò certi miracoli non sono realizzabili. Fatto questo, diciamo allo spettatore di lanciare un dado, o l'abbiamo fisici o ipotetici, lui ci dirà per esempio che gli esce un 3, prenderemo il primo mazzetto, prendiamo 3 carte e le portiamo sotto. Il secondo spettatore lancerà 2 dadi, gli escerà non so 7, 3 e 3 6 e una 7 e portiamo sotto. Il terzo spettatore di nuovo un dado, 5, 3 e 2 5, e il quarto spettatore 2 dadi, 8, 2, 4, 6, 8. Sono numeri casuali, ce li diranno gli spettatori. Ora va da sé che su ogni mazzetto abbiamo una carta casuale. Sul primo abbiamo un 6, sul secondo abbiamo una donna, un jack e un 5. Ora vedete che sono separati per seme, fiori, cuori, picche, quadri. Quindi il consiglio che io vi do, non giratele subito le carte, prendete un mazzetto alla volta. Per esempio il primo, girate la prima carta, 6. 6 ci dice che contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, senza invertirle nell'ordine e portiamo sotto. Prendiamo il secondo, donna. Non diciamo mai i valori, i semi. Quindi donna 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E portiamo sotto. Jack 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e portiamo sotto. E infine 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ebbene, il miracolo è compiuto, perché già ogni seme è in ordine. Per cui a questo punto basterà semplicemente, piccolo gesto magico, mostrare come su ogni mazzetto abbiamo un K. Sotto ogni mazzetto abbiamo il relativo asso a seme e per finire alla grande stendiamo e tutte le carte sono esattamente riordinate. Questo era quanto. Per ricordare pure ogni tanto Zee Stebbins, perché Zee Stebbins ragazzi è un concentrato di miracoli. Vogliamoci bene e viva la magia. Ciao.